La sua origine si perde nella notte dei tempi e discende da tradizioni magiche precristiane e nella cultura popolare si fonde con elementi folcloristici e cristiani. La Befana porta i doni in ricordo di quelli offerti a Gesù bambino dai Re Magi. La Befana, termine poi derivato dalla storpiatura di Epifania, cioè manifestazione, è nell'immaginario collettivo un mitico personaggio con l'aspetto da vecchietta che porta dono ai bambini buoni nella notte tra il 5 e il 6 gennaio. A cavallo di una scopa o volteggiando nel cielo appesa ad un paracadute, la Befana che passerà per Fano sarà sicuramente una Befana spettacolare e che venga di notte o all'aeroporto di giorno, comunque doni e calze piene di dolce per tutti i piccoli ce ne saranno in grande quantità. Anche quest'anno l'inizio dei festeggiamenti nel giorno dell'Epifania, che le feste, come recita il detto, tutte le feste porta via, inizia alle 10.30 del mattino, proprio all'aeroporto di Fano, dove utilizzando il suo elemento naturale, l'aria per l'appunto, la Befana piomberà su tutti i bambini che, naso all'insù, saranno lì ad aspettarla. Speriamo che il tempo mantenga e che, a parte oggi, che vengano giù le Befane dal cielo con che lanciano poi tutti i doni e regali ai bambini e alle famiglie. Per cui quest'anno cerchiamo di replicare il successo, anzi ancora maggiore rispetto agli altri anni. Le associazioni si sono date tutte disponibili a rifare questo bel evento, per cui ho trovato massima collaborazione in tutti gli operatori dell'aeroporto e questo mi ha fatto molto piacere come nuovo presidente dell'aeroporto. Per l'occasione l'aeroporto si apre alla cittadinanza e mentre i più piccoli saranno impegnati a masticare i dolciumi regalati dalle Befane, i più grandi potranno visitare hangar e assistere all'esibizione di aeromodelli. Per tutti poi cioccolata calda offerta dal ristorante Barone Rosso. Dopodiché ci si trasferisce tutti in piazza, dove una ventina di Befane rombanti, munite di scope nascoste sotto le mentite spoglie di belle vespe, sono pronte a distribuire oltre 1200 calze per una chiusura delle manifestazioni natalizie in gran spolvero. C'è questa bellissima tradizione, peraltro coniuga una specificità di Fano come il campovolo e quindi il paracadutismo, le Befane che arrivano dal cielo, quindi spostare anche un po' il focus non solo in piazza ma anche al campo d'aviazione, dove c'è bisogno di un rilancio, lo sappiamo, che passa anche da queste iniziative. È una bella cosa per stare insieme, per vedere delle cose sicuramente spettacolari. Il momento clou, come ogni anno, sarà poi alle 17.30 con la distribuzione delle tanto desiderate calze e tra uno spettacolo sul palco centrale, giochi di prestigio e magia, anche qui una bella cioccolata calda preparata dal maestro pasticcere Stefano Ceresani ci sta proprio bene. Collaboriamo anche noi alla grande festa che sta facendo la Proloco, che fa la Proloco questi giorni in omaggio alla Befana, e qui ce ne sono due bellissime. Collaboriamo con il cioccolato in piazza come tutti gli anni, 100 litri di latte, 20 kg di zucchero, 10 kg di cacao e 20 kg di cioccolato fondente. Tutto quanto in tazza bollente per augurare una buona Befana a tutti.